Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zo Players. Oggi siamo su Summer of 58, un indie horror psicologico incentrato sull'investigazione del paranormale, quindi pane per i nostri denti. Un indie horror naturalmente ragazzi di breve durata, quindi daremo un'occhiata insieme. È uscito a luglio del 2021, ma cosa andremo a fare in questo piccolissimo horror? Nell'estate del 2008 il nostro personaggio principale, su richiesta dei suoi seguaci, va in Russia per esplorare il campo abbandonato Yunos. La gente del posto dice che questo luogo è abitato da anime inquiete, quindi siamo degli investigatori, dobbiamo rilevare se effettivamente all'interno di questi siti avvengono cose paranormali. Detto questo ragazzi, buttiamoci in questa nuovissima avventura horror. Dunque, a volte le persone inventano cose che non esistono, che non ci sono. A loro sembra che qualche entità controlli la mente e la loro vita, fanno cose terribili che possono farti impazzire. Io non credo nei fenomeni paranormali, credo che i guai che le persone commettono siano colpa loro o di chi le ha portate a questo. Per farti credere ai tuoi occhi e non alle finzioni, ho realizzato un video sui fenomeni paranormali in due casi in cui, secondo le storie popolari, stavano accadendo delle cose folli. Mi chiamo Alex Morton e stiamo per iniziare. Ok, questa casa qua ragazzi è la casa di un altro titolo che abbiamo portato. Eh sì, è Locked Up. Ricordo perfettamente, raga, dove c'era il facchino, il fattorino, che cazzo era, doveva recuperare la roba e andarsene via, ma non è mai uscito. Quindi, sono collegati i titoli? Quest'altra casa qua? Quindi si parlava di due case. Ok. In Locked Up non si saliva, mi sembra, nel piano di sopra. Questo è un'altra abitazione che però non riconosco. Va bene, ho cercato in tutti gli angoli ma non ho trovato alcuna prova che confermasse l'attività paranormale in queste case. Ora vado in un campo di pionieri abbandonato in Russia su richiesta dei miei iscritti per scoprire se le voci di cui parlano i locali da tanti anni sono vere. Quindi praticamente siamo tipo degli youtuber che vanno ad investigare sotto commissione degli iscritti, dei followers. Interessante. Dicono che ci siano fantasmi di persone morte in questo posto per mano di uno dei residenti e lui stesso non è mai stato ritrovato. Anche i corpi di quelle persone che sono sparite non sono mai stati ritrovati. I residenti locali evitano questo luogo e coloro che sono stati toccati da questa tragedia non consentono a nessuno di aprire le porte di questo edificio per commemorare i morti e i dispersi. Sono venuto in Russia per indagare su cosa è successo, per scoprire se le voci sono un trucco, una bugia, una finzione e per trovare prove di ciò. In linea con la mia tradizione chiudo le porte alle mie spalle dell'edificio in modo che non ci sia la tentazione di lasciarlo. Ok, allora dobbiamo esplorare questo campo, va bene. Diamo un'occhiata un po' a tutto ragazzi, dunque esploriamo, noi siamo degli investigatori del paranormale praticamente, probabilmente abbiamo un canale sul paranormale ragazzi, visto che i nostri seguaci ci richiedono di investigare un po' qua e là. C'è una lettura qua e là, raga. Non posso leggere questo. Ci serve il dizionario russo-inglese. Quindi, niente. Per il momento, niente. Dobbiamo trovare il dizionario, possibile? Vabbè, qua è tutto sbarrato però. Sbam, così, a calci. Dai, ok. Via. Perfetto. I bagni, raga, con come delle pentole nei bagni. Un momento, le batterie lì? Sono batterie, no, è una foto. Pacchetto di sigarette. Ah no, l'accendino. Ok. Prendi. Cazzo è successo? È quasi scarico, non possiamo utilizzarlo per tanto, forse dobbiamo trovare una ricarica per lo zippo per l'accendino? Mi ha preso l'accendino e i corvacci si sono alterati, raga. Ok.
Ho sentito qualcosa. Bella questa immagine. Questo scorcio. Niente, tipo F per la luce. Purtroppo è scarico l'accendino. Vabbè, magari riusciamo a trovare qualcosa per caricarlo. I giochi. Quindi c'erano dei bambini in questo campo. Merda. Ma cazzo, zio, stai attento, no? C'erano dei gatti qua? Ma è probabile. Quindi scatolette di cibo. Una maschera antigas. Due maschere antigas. Sento. Sì, è quello lì il gatto. Più di uno. Due gatti. Ok. Qua sul davanzale possiamo recuperare qualcosa. Non mi pare ci sia niente di utile per il momento qua, raga. A parte i gatti che sono lì a ronfare. Non possiamo aprire questa porta. Ma che cazzo? Momento. Ma che ci sia qualcuno che voglia entrare da qualche parte. Vabbè, torniamo un attimino indietro e. Non ho dato un'occhiata forse al telefono? Sì, c'è qua. Cazzo, c'è qualcuno? Però c'era qualcosa per forza. Momento. Ok. Ci serve l'altro fusibile. Per questo che manca la luce, ragazzi. Quindi dobbiamo cercare. Momento, il fusibile. Oh, abbiamo trovato il dizionario. Prendi. Quindi possiamo tradurre adesso le varie scritture che troviamo in giro. Tipo questa. Sbam. Allora, quindi dobbiamo prendere uno specchio piccolo, un piccolo specchio, e stare di fronte a uno specchio più grande per creare un corridoio. Dobbiamo dire per 3 volte, 3 times, signora scalza, mostrami il mio destino e io in cambio ti darò le mie scarpe. Ah, quindi è uno scambio equo. Quindi specchio piccolo, credenze popolari, quindi le ragazze in Russia credono nei fenomeni paranormali più o meno, vabbè. Ma io specchi per il momento. Non. Cazzo, ma c'era anche prima, ragazzi? Forse sì, non l'ho notato, raga. Vabbè. Ah, oh, eccolo lì. Cosa c'è qua? Posso. Ok, abbassarmi. Un'altra lettura. Ok. Allora, ci sono leggende, che parlano di un orfanotrofio vicino a questo campo. Lì viveva una ragazza, una strana ragazza che aveva paura dell'acqua. Non si lavava e non andava vicino al fiume, in riva al fiume. Un giorno le ragazze più grandi decisero di prenderla in giro. Le legarono le mani e le versarono dell'acqua addosso. Lei scappò spaventata, andò via, se la diede a gambe. Non la trovarono per parecchi giorni e la decisione che fu presa è che la tizia, la bimba, la ragazzina, era morta. Ma una notte è tornata nel suo pigiama, col suo pigiama, e ha ucciso tutti quelli che l'hanno bullizzata, che l'hanno presa in giro. Dopo questo fatto qua, il suo spirito appariva, nel bagno ad ogni luna piena. Ok. La vendetta della ragazza in pigiama. Vabbè, ma era capricciante questo cazzo di coso qua. Ok. Una foto. Tipo rappresenta dei giochi di bambini, magari, boh, dei parchi. Allora, abbiamo capito che dobbiamo trovare uno specchio grande e metterci di fronte a uno specchio piccolo, cioè uno specchio piccolo e alle spalle uno specchio grande. E poi ripetere una filastrocca stile Candyman per 3 volte. E probabilmente evocare. Cazzo. Evocare questa bambina in pigiama. Momento. Qualcuno che sgambettava. No, la palla. Cazzo.
Qualcuno bussa. Qualcuno bussa, ragazzi. No! Cazzo, i gatti. Ho fatto un casino ai gatti, raga. Sono andata a gambe. Presto sarà buio e mi servono le candele, o devo cercare le candele. Ok, ok, momento. Questo armadio era chiuso. No. Che cazzo succede? L'allarme del campo. Comunque, ok. Ok, le candele, diceva di recuperare delle candele per la notte. Però non abbiamo l'accendino. Una foto. Una di queste potrebbe essere la ragazzina col pigiama. Non è che magari qua dentro c'è qualcosa che possiamo utilizzare, no? Poi tra l'altro dove le piazzo le candele? All'ingresso. Vabbè, non mi pare ci sia nient'altro, raga. Andiamo. Questo però è uno specchio. No. Era un vetro. Le piazziamo sul tavolo? Non lo so. Ah, ok. Vabbè, ma se non posso accendere, zio. Non ho trovato ancora il discorso del... raga... del... Ah, vabbè, è automatico. Pensavo che dovevo trovare il gas per l'accendino e invece no. Ma giustamente ci è stato detto che potevamo utilizzarlo per poche volte, quindi giusto per le candele. Ah, possiamo tirare fuori il nostro sac a pelo. Dove lo piazziamo? Un momento. Dopo c'è una lettura possibile. Eccoli qua, sac a pelo, ok. Dormiamo qua, dai, vicino alle candele. Mi sbaglio. Dobbiamo prepararci per la notte. Ok, va bene. Dunque, una leggenda popolare, una ragazzina che torna dopo essere stata maltrattata, fa fuori tutti e appare nel bagno durante la luna piena. Ok. È una filastrocca tipo Candyman, stile Candyman, ma io posso raccattare per girare almeno una luce, no? Stile Candyman, con degli specchi. Merda, prendi un po' la cama, va, piglia. Si va in visione notturna, ragazzi. Ok, c'è da cacarsi sotto, mi sa. Stiamo registrando. Allora, è luna piena oggi? Cioè, stanotte? Dov'è lo sacchiotto merdoso, raga? Non c'è più. Ok, una nonnina. Foto particolarmente ammuffita, comunque. Una vecchietta, una nonnina. È abbastanza, sì. Spaventosa la cosa. Corvacci. Beh, rispezioniamo un po' il tutto. Questo è il classico un kit. Un medkit, ragazzi. Classico titolo che man mano che andiamo avanti avvengono delle cose nello stesso ambiente. Quindi, questa deve essere 1946, quelli dell'orfanotrofio probabilmente, del campo. Che poi l'orfanotrofio era una leggenda, quindi non è detto che sia esistito realmente. Questo invece è un campo tipo militare, campo estivo. Ok. Beh, mi piacerebbe una cifra fare una roba del genere, raga. Veramente ganz. Cioè, piazzarsi in un... No. In una possibile casa. Bussan di qua. Giusto? Dicevo, una possibile casa infestata e poi vedere che succede. Assolutamente niente, credo, però se inizi a sentire queste cose qua te la dai a gambe, altro che film, ma vaffanculo. Oh, cazzo. Allora, armadietti, qua ci sono dei nomi
In russo, naturalmente, che non so pronunciare. Però c'è un libro che non possiamo ricattare. Trappola per topi, tipo? Possibile, mi sa tanto di sì. C'è una lettera, raga. Un momento. Niente. Ma io sento... Beh, quello lì, bambolotto schifoso. E i gatti? Ci sono troppi rumori inquietanti. Allora, che cazzo succede? Che cazzo è lo shuttle questo qua? Allora, raga, andiamo avanti piano piano, adagio adagio. Qualcosa succederà sicuramente. Ma un momento, noi abbiamo solo sta roba, no? Diceva che avevamo anche... Ok. Ah, dizionario. Beh, lo prendiamo, non so, cazzo. È un caso in cui dovessimo imbatterci in una lettura. Beh, ritorniamo in bagno, perché poi fondamentalmente si parlava appunto del bagno, no? Fuori. Ma la foto che era qua? Boh, mi sta iniziando a confondere la cosa, raga. Ok. No. No. Bimba, fai la brava, cazzo. Siamo qua per aiutarti, zia. Dici cosa vuoi. No, no, scherzavo. Tienitelo per te, non è un problema. Cazzo di orsacchiotto. Ci sta perculando, raga. Ok. No, si è chiusa la porta, cazzo. Ecco qua, siamo fatti. No, non lo sento correre. Ok. Dai. Coraggio, zoo. Un libro. C'è un libro, un giornale. Allora, nel 1958, verso la fine dell'estate, i genitori chiamarono il campo per scoprire se tutto andava bene con i loro figli, i loro bambini, ma nessuno rispose. Quando arrivarono al campo, non trovarono nessuno, solo cose abbandonate e un grosso disordine. La gente del posto si diede da fare per cercare i ragazzi scomparsi, i bambini scomparsi, ma fu tutto invano. Quindi non trovarono nessuno, ok? Quindi, allora, si parlava di un orfanotrofio, io sto ricollegando tutto man mano, ragazzi, eh? Orfanotrofio, leggenda, realtà, campo giovanile, tipo semimilitare, quei classici campi degli anni 80, dai. Ora, negli anni 80, nel senso, siamo, si parla del 58, però c'erano anche negli anni 70, 60, 70, 80, dai. Quella era la generazione dei campi militari, del... poi militari, con una disciplina militare. Campi estivi. Ma io di qua come cazzo esco? Ok, telefono squilla, si è aperta la porta miracolosamente, noi giustamente tranquilli andiamo a rispondere. Ah, cazzo, no, merda, che... non mi aspettavo, vaffanculo la bimba, raga. Oh mio Dio, la mia testa. Quindi ci ha dato una mazzata. Dove... Che succede? Ok. Dobbiamo trovare la nostra videocamera. Ganzo però, dai. Bello. Allora, raga, momento, momento. È apparsa una bimba, ha spento le candele, ci ha dato una mazzata in testa e ci ha fottuto la roba. Però ci ha aperto altre... le porte che erano chiuse. Giusto? Brutta stronzetta. Carte da gioco. Ma non sembra per niente abbandonato sto posto. Momento. Cioè sì, abbandonato sì, però sembra che appunto ci viva ancora qualcuno. Vabbè, dei giochi all'aperto. Però un attimo. Un momento, non ho fatto una cosa importantissima. Sempre due piccole chiazzettine di sangue dietro. È 1958, ok.
Dove hai messo, brutta merda, la mia videocamera? Ma non l'avevamo preso il dizionario. Ci ha fottuto tutto. Torniamo indietro. Sta stronza. Allora, qua, bene o male, è rimasto tutto uguale. Ci ha aperto questa porta. Che cazzo è? È una carogna. Ok, un attimo, investighiamo dopo. Voglio vedere un attimo se, ragazzi, posso recuperare. No, ce l'ha rotta. La mia videocamera. Ma c'è una lettura. Ok, momento, lasciamo qua. Il dizionario, eccolo qui. Recchietta tutto, così possiamo leggere. Non sei il benvenuto. Ok, perfetto. Io direi che, visto che non siamo i benvenuti... Ma è il nostro respiro? Cazzo. Quello che mi ha colpito la testa ha preso anche le candele. Che cosa sta succedendo qui? Dobbiamo provare ad accendere le luci dell'edificio. Ciò cazzo. Momento, allora c'era il fusibile che è bruciato. Dobbiamo trovare un altro fusibile. Ora. Quindi, raga, abbiamo anche un'altra piccola lettura da andare a vedere. Però interessante, eh. Sto qua, la terza casa che va ad ispezionare, il terzo sito, ha fatto bingo. Si la sentite canticchiare, raga? Momento. Devo leggere assolutamente sta cosa qua prima. Piccione. Chi ti ha dato da mangiare, zio? Allora, vediamo un attimo. Non so, raga, io l'ho letto un po' così, poi ho provato anche un attimino a vedere per la traduzione, però sembra tipo una mezza, tra virgolette, un mezzo racconto, una specie di filastrocca che dice che a tarda notte, quando le persone si addormentano, non c'è bisogno di divertirsi e non c'è bisogno di uno sciocco, quindi di un giullare. Le campane sono vuote, quindi non suonano, gli occhi sono pieni di amarezza, i cortigiani o le cortigiane non sanno cosa significhi questo divertimento per lo stolto. Lo sciocco, quindi lo stolto, decide basta, e quella notte indossa un abito triste, avvelena la corte e il re. Sono triste nel cuore, ma il piano non è un fallimento. Lo sciocco non sarà più divertente per te. E a sinistra vedo, ragazzi, delle lettere in maiuscolo che secondo me... Non so. Magari potrebbe essere un indizio. Vabbè. Sì, è una specie di filastrocca abbastanza cupa lì. Dello stolto del villaggio, quindi quello che viene perculato alla fine si rompe i coglioni e secca tutti quanti e ora non è più un divertimento. Tradotto è quasi la stessa cosa della ragazzina che aveva paura dell'acqua. La prendevano per il culo tutti e poi alla fine si è rotta i maroni e ha seccato gli altri. Allora, abbiamo ancora una stanza da dare un'occhiata. Stavo dando un'occhiatina veloce qua, ragazzi, ma non c'è una mazza. Quindi, la zia canticchiava. Noi apriamo qua. Devo trovare il fusibile. Ok. Vai. Bella lì. Ci siamo, ragazzi. Diamo un'occhiatina a questa stanza dove c'è un... Oh, merda. Una carogna trascinata. Devo dare un'occhiata a questa stanza. Va bene, un momento però. Prima di tutto... Sì, è tipo un quarto di... Anzi, è un mezzo manzo sto qua. Strano che non abbiamo sentito il puzzo. Non funziona perché giustamente ci manca il fusibile. Allora, c'è una lettura lì. Diamogli un'occhiata. Allora, il direttore del campo dei pionieri, quindi sì, The Pioneer Camp, Junost, il campo dei pionieri, Maria Anatolievna A, è scomparsa come il resto dei lavoratori del campo. Maria si era precedentemente occupata dei bambini in un orfanotrofio del 1944 al 50, quindi non è una leggenda quello dell'orfanotrofio. Era una badante che si dedicava solo al lavoro. La disciplina era la cosa più importante per lei. Così i vari genitori, i vari parenti, gli affidarono con fiducia, naturalmente, i propri figli.
i propri ragazzi. Ok. Quindi sappiamo che, raga, non è una finzione il campo e l'orfanotrofio. Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Niente, perché non li mettiamo a posto. Diamo un'occhiata un po' meglio, ma io fusibili qua, raga, non ne vedo. Non possiamo raccattare niente. La mano, il segno lì della mano? Interessante. Dai, che c'è da qualche parte il fusibile maledetto, non riesco a vederlo perché poi fondamentalmente è roba piccolina. C'è una foto qua. Non possiamo raccattare, ok. Niente, proviamo a girare in altre stanze perché tanto, ripeto, è un titolo che succedono le cose se continuiamo a girare anche un peletto a vuoto. Allora. Ok, non abbiamo finito di ispezionare questa stanza, quindi c'è qualcosa che ci sfugge, ragazzi. Dunque, qua ci sono delle impronte. Una mano. Giornale che abbiamo letto. Non è che posso recuperare qualcosa da qua, no. Questo è solo per... Cosa non riesco a vedere? A parte il corpaccio di merda qua, sta palla. Un altro giornale. Le lampade. Oh, ho trovato il fusibile, raga. Perfetto. Ma... Ok. Che cazzo succede? Era già... Ah, prendiamo proprio tutta la scatola. Va bene, va bene. La portiamo di là. Sleeping bag. Ok. Torniamo dove praticamente abbiamo il nostro campo. Va. Cazzo, eccola. Dove abbiamo il nostro campo base. Ok. E dobbiamo anche piazzare le lampadine. La stronza è entrata qua ma è sparita. Va bene. Ok. Sicuramente dobbiamo piazzare giustamente le lampade. Lampadine, scusate. Sì, piglia, zio. Vai, posiziona il tutto. Accendiamo le luci. Però manca da mettere la lampadina qua. Ah vabbè, dobbiamo... ok, non me le fa prendere, prima andiamo ad attivare le correnti. Ok. Perfetto, allora qua... manca. Che cazzo? Ok. Cosa cazzo? Va bene, era una radio. Tranquilli, tutto a posto. Ok. Ripeto ragazzi, me l'ero già data a gambe la scorsa notte. No, no, dobbiamo mettere le lampadine. Sì, sì, questo lo sappiamo zio. Dobbiamo piazzare prima le lampadine. No? Non me le fa prendere. Però se c'è questo, perché non me le fai accattare, zio? Allora, un momento, raga. Ma io credo che le lampadine vadano piazzate, no? Hmm.
Vabbè, oh, ci dice che dobbiamo andare a dormire. Andiamo a dormire. È un coglione, doveva mettere le lampadine, non le abbiamo piazzate. Va bene. Di cazzi. Ma un momento, raga. So che il gioco ci dice che dobbiamo riposare, ma questo non me le fa cattare. Quindi, Nisma, andiamo a dormire. Dormi, zio. Va bene. Seconda notte. Ok. Allora, la sveglia si è fermata alle 3:07 antimeridiane. Sette l'ora delle. Perché sono chiuse le porte? Non si apre, giusto. Ok. Ma per usare la cam? Niente. Vabbè. Non me la fa usare, mi sa che è automatica, raga. Forse magari devo prenderla, no? Che dite? Pensavo di averla già in saccoccia, va bene. Di nuovo quel carion di merda. Chi va là? Sgattaiolata via la merda, via. Aspetta. Ok. Un attimo, qua c'è una foto. Ah, la Madonna. E la Madonna. Dopo. Dove sei, piccola vandala? Direi che abbiamo sufficienti prove, no? Diamoci le gambe. Cazzo, era un corpo. Non ha trascinato il quarto di bue. Dentro al condotto. Ecco dove si nasconde lo schifo. Regà, dentro i condotti dell'aria. C'è qualcuno lì dentro. Posso usare la sedia, no? Che cazzo era? Boh. Vabbè, comunque c'è qualcuno nei condotti dell'aria che gioca nel farci cagare addosso. Mi dà anche il discorso per lo zoom. Se io spengo? No, non posso. Ah, ok, non c'era prima questa cassetta. Molto strano. È chiusa. Ci deve essere qualcosa di interessante all'interno. Ora, visto che è chiusa, devo trovare la chiave, no? Merda, e si è rotta la luce. Ci ha fatti. Ok, dobbiamo recuperare le lampadine nel coso. Veloce, zio. Ok, non c'è nessuno. Quindi andavano utilizzate adesso. Allora, ne piazziamo una qua. Giusto? No, perché qua c'è luce, ok. Quindi una qua.
No. Nel bagno? Non mi fa far niente, ok. E allora forse si è rotta. Ah, ok, era qua che andava piazzata. Quindi i punti luce sono questi. Ok. Cioè, alla fine la lampadina è un'icona standard, ma fondamentalmente, raga, non va piazzata dove pensavo che andavano piazzate. Va bene. Momento, questo. Ma niente. Ci serve, raga, assolutamente la chiave. Tutto chiuso. Grazie. Ma se io vado al buio, perché non piazza la camera? Forse devo tornare a dormire. Possibile? Ma che cazzo? Momento, raga. Allora, il bagno, non si vede una ceppa. Cioè, sento sgocciolare, ma... c'è qualcuno che sta pisciando all'interno. Ma perché non mi dà la camera? Forse va piazzata un'altra luce, dobbiamo piazzarle tutte, dai. Affanculo. Ah no, non me la fa prendere. Ok. Buh, vabbè, molto strano. Comunque c'è qualcuno che... che cazzo è? Il giullare, il coso. Cos'è questa scatola? Ok, questo tipo il giullare di cui si parlavano. Lo sciocco, il giullare di corte. Ok. Che cazzo sta sgocciolando, ragazzi? Ma non posso aprirla? Sembra di no. Brutta stronza. È sparita anche la scatola e il giullare. Ok. La bimba con il pigiama, ragazzi, è apparsa. Quindi vuol dire che è luna piena? Cazzo. No. Eccoci. Ok. Merda, vaffanculo! Volato il mouse, raga, scusate, ma... che cazzo? Niente luce, ok. Tutto giullare di corte. Non è che ci ha droppato tipo una chiave, no? Merda, anche il coniglio. Sì, 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 tutto animato qua, dai. Calma, sento di nuovo respirare. Ok. Sì, siamo noi che ci stiamo cagando addosso, ragazzi. Ma la chiave dove la trovo? Dai, devo beccare il coniglio, ce l'ha lui. Sicuro. Tutto chiuso. Vabbè, proviamo a ritornare di qua. Non saprei, raga, un momento che... il telefono non squilla più, questo avevamo già visto, no? Eh no, mi sa di no, questa no. Dunque, è in corso, sono in corso le indagini sulla scomparsa dei bambini e dipendenti del campo dei pionieri di Junost, che è stato aperto nel 55 sotto la guida della direttrice Maria Antolievna. Ok. Il sospettato di questo caso è un bambino che
che vive in questo campo, il nome è Jacob. Le prove di ciò che ha commesso delle vittime sono state trovate nel suo armadietto. Cosa sia successo e dove lui si trova è un mistero. Ok. Perché? Non vedo più un cazzo, raga. Ok. Ah, quindi funziona con la F, sta cam di merda. Ok. Prima non me la dava. Vabbè, poco male. Questa abbiamo vista, ok. Io voglio trovare la chiave. Dove cazzo sta la chiave? Negli armadi, parlava degli armadi, no? Un momento. Porca puttana! Perché? Cosa guardavi, zia? Vabbè, si parlava degli armadi. Momento. Devo trovare la chiave per aprire quella. No, ogni volta mi disattiva la chiave. Per trovare, raga, il discorso. Trovare, scusate, per aprire la cassetta. Gli armadietto. Non è che magari uno di questi, eh? La matriosca. Matriosca! Mi ha sbloccato anche un achievement, Painted Doll, ma non posso aprirla, quindi è giusto un tipo un collezionabile, dai. Allora, vediamo, qua non possiamo far niente. Tutto chiuso, cioè tutto chiuso, tutto vuoto. E niente, questi armadietti qua non servono a una mazza. Però ci sono questi altri. Una stella marina. Chiuso. Una lettera. Ok. Un'altra cassetta? Un'altra di quelle cassette, raga. Cofanetti, che cazzo sono? Allora, c'è una foto. Ok. Qualcosa del genere abbiamo già visto. Però c'è una lettura. Avevo paura e non sapevo se questa cosa sarebbe finita lì. Mi sono fidato di lei, la mia amica Anna. Mi dispiace di non essere riuscita a fermare tutto questo. Ok. La mia amica Anna. Vabbè, però raga, io non so come andare avanti. Cioè, siamo leggermente bloccati, possibile? No, ma io sento respirare, assolutamente. Ma non siamo noi. Qua dietro c'è qualcosa? No. No, non c'è una mazza. Questo che roba è? Un recinto. No, non posso esaminarlo. E qua abbiamo un camion. Camioncino giocattolo, ma nient'altro. Questa rimane sempre chiusa. Andiamo avanti. Qualcosa troveremo, no? Salterà fuori. Si è chiusa la porta. Che cazzo? Vaffanculo. Ok, ci ha aperto una via, possibile? Vuole dirci qualcosa, ragazzi, assolutamente. Preferirei che magari tenesse le distanze. Comunque. Una foto, non possiamo racchettarla.
ha lanciato un po' di robina qua, ma... Ma è possibile, ragazzi, che sono tipo mezzo ciecato io, ma non vedo un cazzo. Proviamo a uscire. Sì, proviamo a uscire. Ok. Però aspettate, io qua non ho guardato. Perché qua appaiono le cose un po' così a random, quindi... No, non c'è niente, dai. I gatti sono belli che andati, giustamente, c'hanno ragione, sti cazzi. Porca di quella! No! Andiamo. Cazzo. Ok. Oh, merda. Puttana di... la chiave, raga, la chiave. No. Con questa chiave possiamo aprire il box, ok. Altra lettura, momento. Dal 1950. Un grosso, un rumoroso scandalo in un orfanotrofio per orfani. Giustamente. L'infermiera ha deriso crudelmente i residenti. Ok. Uno dei dipendenti ha segnalato... la violazione all'autorità, queste violazioni all'autorità, e si è presa la decisione di praticamente di chiudere l'istituto. Vi ricordiamo che questo posto è stato aperto dal 1944. I ragazzi sono stati lasciati dai parenti durante la guerra e vivevano lì. Va bene. Vabbè, abbiamo preso la chiave, raga. La palla intanto si sta facendo un giro da sola, ok. Anzi, con calma, acceleriamo, va. Cosa ci sarà di così misterioso in questa scatola? Una foto? Oh, un diario. Caro diario, oggi è il giorno d'apertura annuale del mio campo. Mi sto preparando per questo da 3 anni, in modo che quest'estate sia speciale per me. Durante questi giorni farò emergere delle vere persone in loro e mi aiuteranno parecchio. Ok. Notte del 58, quindi si torna indietro, ragazzi, diamo un'occhiata al passato, così magari riusciamo a scoprire e a capire un peletto meglio il tutto. Comunque per il momento sembra niente male il titolo, raga. Direi che per il momento è tutto, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!